Siamo con Giuseppe Vaccaro, terapista della Catanese Beach Soccer, che si accinge a vivere questa quinta giornata di campionato nel primo derby col Canalicchio. E allora, dottor Vaccaro, questo è un momento importante perché si entra probabilmente ormai quasi a conclusione della tappa calabra, o meglio, ci accingiamo a vivere la seconda partita. È una fase di stallo, quella centrale. Dopo la partita con la Barletta ci si aspettava un risultato ben più importante. Ecco, tu come lo puoi evidenziare sotto il profilo anche agonistico, che è il tuo compito, sotto il profilo fisico e anche psicofisico, se lo vogliamo mettere nel conto? E allora, i ragazzi stanno abbastanza bene fisicamente, ovvio che con le sconfitte che sono arrivate l'umore non è al top, non è al massimo, però credo tantissimo nei ragazzi, si sono allenati bene, stanno bene fisicamente. Se non qualche ragazzo, qualche piccolo problemino, vuoi Zagami, un piccolo problemino alla caviglia, Davide Ardizzone un po' all'adduttore, però voglio dire, fisicamente sono in grado di affrontare bene la partita e possono fare bene, possiamo riscattarci dalle sconfitte precedenti e quindi sono fiducioso, ecco, confido in loro e so che possono farcela, hanno sia il carattere sia la forza fisica, le credenziali giuste fisicamente per poter affrontare bene la partita. Ieri la partita, dottor Vaccaro, si è giocata su un clima direi variabile, si è iniziato con una leggera pioggia e poi addirittura con un sole cocente. Anche questo può destabilizzare la condizione psicologica del giocatore, oppure è logico attendersi in una tappa comunque estiva che il caldo la faccia da padrone? Allora, diciamo che comunque i ragazzi sono anche abituati a lavorare con le temperature estive, perché vuoi non vuoi si sono allenati durante il percorso precedente a questa tappa in orari come le 16 del pomeriggio, le 15:30 del pomeriggio, quindi sono anche tollerabili al caldo. È pur vero che partendo con un'escursione termica che c'è stata ieri nella partita di 4-5 gradi, non appena uscito fuori il sole, può sicuramente incidere, però relativamente. La partita di oggi si giocherà con, secondo me, un clima diverso, perché c'è anche un clima familiare tra entrambe le società. È vero che è un derby, è pur vero però che i ragazzi sono entrambi amici, ci sarà sicuramente un bel clima e sono felice di assistere a questa partita e speriamo bene di raggiungere i tre punti, ecco, di prendere i tre punti. Prima però di chiudere, perché una domanda la devo, il lavoro quotidiano che viene fatto soprattutto in clinica Gretter e in generale anche con la compartecipazione, se non vado errato, anche di Alfio Bartilotti, che è stato si è aggiunto, diciamo, alla famiglia della Catanese, quanto può dare profondità al lavoro soprattutto anche per le stagioni a venire? Non possiamo ancora circoscrivere un progetto a lungo termine, ma sappiamo che la Catanese lavora anche negli anni a venire, questo è importante. Sì, abbiamo degli obiettivi che sicuramente ci impegneremo per raggiungere. Abbiamo messo in disposizione la clinica, la struttura, questo soprattutto grazie a Ninni Tropea che ci ha messo a disposizione tutto, e questo sempre per cercare di far arrivare nel miglior modo possibile, fisicamente soprattutto in questo caso, i ragazzi alle gare. E sì, questo, ecco, ci sarà da parte nostra sempre la massima disponibilità. E i ragazzi sono a casa, ecco, non possono sentirsi liberi di usufruire delle nostre prestazioni, delle nostre strutture e tutto. Perfettissimo, grazie.